con noi il sindaco di Roma, la sindaca di Roma, fate eccoci, voi, Virginia Raggi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Ha trovato traffico? Ma in realtà stiamo facendo dei lavori sulla Nomentana e quindi lì, però bei lavori, insomma, finalmente sono partiti i cantieri, tra l'altro sulla Nomentana abbiamo un doppio cantiere perché è partito anche già da qualche mese, sono partiti i lavori sulla famosa ciclabile e insomma, devo dire, è un bel vedere. Ha già risposto a tutta una serie di messaggi che sono arrivati, sì, perché noi ci eravamo un po' portati avanti con il lavoro, sindaco, lei lo sa, insomma, tanto sì, c'è il polso con gli ascoltatori, c'è sempre, quindi continuate a fare quello che già stavate facendo. Domande. Accendete le app, accendete l'applicazione, così vedete... siate interattivi. Certo, perché non siamo solamente in radio, siamo anche in televisione ed è importante vedere anche proprio l'aspetto, insomma, di Virginia Raggi. 377-5-104-500, ma insomma la valanga di messaggi è già arrivata. Dopodiché noi siamo partiti, diciamo, come spesso ci capita qua al lavoro in corso, da quelle che sono le notizie che arrivano dal governo, no? E di conseguenza abbiamo visto anche un bye bye vitalizi che sì, è ovviamente di stampo Movimento 5 Stelle. Il premier Di Maio ha detto giornata storica, il taglio di vitalizi è cosa fatta quando c'è la volontà politica, evidentemente le cose si possono fare. Abbiamo mandato in onda anche l'audio del ministro Di Maio e qui mi leggo subito, tanto voglio dire l'abbiamo fatto ascoltare già a chi ci sta seguendo, e qui mi leggo subito ad una primissima domanda. Perché lei in questi giorni, proprio attraverso Facebook, ha parlato della cabina interministeriale che sta nascendo, incontrati già tre ministri di questo governo, tutti e tre Movimento 5 Stelle se non sbaglio, perché si è partiti proprio con Toninelli, il ministro Toninelli, poi la vice premier Di Maio, sì, e se non sbaglio anche il ministro Fraccaro. Intanto la Lega quando la incontra? abbiamo già un appuntamento credo verso la fine di questo mese. L'agenda le nostre agende sono, come dire, complicate da incastrare, per cui a seconda delle disponibilità, ma devo incontrare tutti, è veramente importante riuscire ad avere un dialogo con i ministri. E l'idea della cabina di regia è nata perché entrambi, quindi sia noi come comune sia il governo, si è reso conto, e del resto lo ha inserito nel contratto di governo, si è reso conto che una capitale deve avere un dialogo importante con il governo, deve avere anche una serie di poteri e competenze che oggi non ha. Quello che noi andiamo ripetendo in realtà da 2 anni è la possibilità di poter avere dei poteri che ci equiparino alle altre capitali mondiali, ossia una vastità, un raggio d'azione di fatto che ci consenta di intervenire con immediatezza sulle soluzioni. Io vi faccio un esempio perché poi è quello che mi fa male non solo come sindaco ma come cittadina, perché io sono anche cittadina di questa città. Noi abbiamo 9 milioni fermi da 2 anni sul verde, 9 milioni fermi su 2 gare. Perché? Perché ci sono dei continui ritardi, delle burocrazie, cose che si intoppano. Allora io penso che una capitale debba avere la possibilità di poter, non voglio dire avere una corsia preferenziale, però avere delle norme che in qualche modo la possano rendere competitiva, perché altrimenti così, cioè veramente, come dire, fare il confronto è drammatico. Non solo, ma anche dare risposte ai cittadini. È difficile dire sì, stiamo lavorando, dopo 2 anni però ancora carte, incartamenti. In questo devo dire che l'ANAC ci sta aiutando, però anche qui però c'è una domanda che voglio fare, è una questione solo di burocrazia oppure proprio di regole di bilancio? Perché mi spiego meglio, perché ho parlato recentemente con un economista vicino al governo, quindi non avversario del governo, che mi ha detto guarda che con le attuali regole di bilancio, con il pareggio di bilancio in Costituzione, con l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, partita l'anno scorso, brava, Arconet, sono andato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, sono regole che strozzano la possibilità di intervento. È vero, non è vero? E se è vero, perché non ne parlate continuamente? Cioè non dite, perché non dite con queste regole di bilancio non potremo mai, ma non solo noi, nessun amministratore locale, trovare i soldi per ripianare le buche, per mettere in sicurezza il bilancio dell'AMA, dell'ATAC, quello che è? Cioè perché
ci sono delle regole che devono essere cambiate. Perché non lo dite? Perché non lo dice, sindaco? Se vuole lo dico qui di nuovo, no? Lo dico, lo diciamo tutti. Tra l'altro in questo devo dire che non lo dico solo io, lo dicono tutti i sindaci, perché oggettivamente siamo seduti esattamente nella stessa barca. Quindi tutti i sindaci congiuntamente si stanno lamentando con il governo da tempo, proprio per queste regole che strozzano la possibilità dei sindaci di erogare servizi. Noi dobbiamo accantonare una serie di fondi e di somme, e quelle non possono essere toccate nonostante siamo, magari rispettiamo tanti altri parametri. Adesso non voglio scendere nel tecnico perché veramente poi si rischia di annoiarci, ma il punto qual è? Il punto è che se io riesco a risparmiare, a fare una buona politica di bilancio, ad avere una somma, io devo poterla investire per i miei cittadini. E adesso talvolta non è possibile. No, non è possibile, perché comunque devo accantonarla. Ma questa è una scusante, la scusante di fine di mondo, stavo citando un, cioè nel senso che quando, sì, quando le dicono, però le buche, cioè le dice guarda che servirebbero questi soldi, solo che questi soldi con le attuali regole di bilancio non possono essere disponibili, bisogna cambiare le regole di bilancio. C'è un combinato disposto, se mi permettete la citazione. Come che no? Sono le regole di bilancio e le regole degli appalti, per carità sono giustissime, io sono sempre stata la prima a dire e continuerò a dire che le leggi vanno rispettate, però bisogna semplificare un pochino, perché talvolta anche solo per rifare una strada io ci metto 6-8 mesi di gara e poi i lavori durano talvolta 48 ore, 72 ore, che è un po' come un dire controsenso. Almeno fateli durare un po' di più, ripagateci nell'attesa. Oddio. Però il punto qual è? Dobbiamo semplificare, questo lo abbiamo chiesto molto al precedente governo, che a mio avviso non ha molto sentito da questo orecchio. Questo nuovo governo mi sembra molto più sensibile. È normale? Posso dire? Sì, non lo so. Cioè, secondo lei è normale, è mancata la volontà politica? Guardi, prendo ad esempio, è il sindaco di Monfalcone, quindi 35.000 abitanti, per carità di Dio, non me ne voglia il sindaco di Monfalcone che abbiamo ospitato ieri, no? Ma da un punto di vista politico lei si è trovata a dire un po' la stessa cosa. Io ho provato per un anno e mezzo a parlare con la regione che era amministrata dalla Serracchiani, adesso invece c'è ovviamente una regione a trazione leghista, quindi è più facile. Allora le dico, queste cose quando c'è la volontà politica si possono fare, quindi è mancata la volontà politica ad esempio quando c'era il ministro Calenda e quindi c'era un altro partito, e adesso tutto è più facile e ne beneficerà ovviamente Roma capitale? E poi lei ha parlato di 9 milioni fermi, a quel punto sì, cerchiamo di capire perché erano fermi, di chi era anche lì la volontà politica, per il verde ovviamente. Sì, guardi, lei dice una grande verità, la volontà politica è tutto. C'è poi da dire che serve anche una visione, no, dell'amministrare la cosa pubblica. La cosa pubblica si amministra non per finalità politica, quindi per fare consenso sulla pelle degli altri, si fa per fare del bene ai cittadini che si amministrano. Allora se c'è questo principio, indipendentemente dal colore politico della persona che ho seduta di fronte, io posso realizzare le cose. Se invece la finalità che ci anima è quella di provare a mettere i bastoni tra le ruote all'avversario, sfruttando sicuramente delle debolezze di sistema, sfruttando delle norme che purtroppo sono spesso contorte, sono spesso si stratificano l'una sopra l'altra, e allora ma lì manca proprio la base, il dato di base. Perché fa il politico? Fa il politico solamente per il consenso e quindi per far vedere che tu sei più forte, sei più bravo e il tuo collega non lo è, e quindi gli metti i bastoni tra le ruote, o fai politica perché vuoi fare del bene al tuo paese? Io credo che la finalità che ci deve animare tutti quanti, indipendentemente dal nostro colore politico, sia far del bene al paese. In realtà mi sembra che questo governo, ora in parte anche il Movimento 5 Stelle direi, però abbia scritto nero su bianco quali sono le finalità che vuole perseguire, sono come dire obiettivi che fanno bene al paese. Lei si aspettava più rapidità? La spiego subito, perché qua dal punto di vista economico ancora non si è visto granché da parte di questo governo, no? Ecco, si è insediato due mesi fa. 100 giorni, sì, 100 giorni, però uno si aspetta che subito ci siano dei problemi, meno di 100 giorni, effettivamente no, però dal punto di vista economico uno si aspetta bam bam due provvedimenti che diano il senso. Adesso c'è il decreto dignità,
dignità, evidentemente, però non riguarda quei temi di cui stavamo parlando prima, no? Cioè, quindi non ma stanno già lavorando sugli appalti, perché quello riguarda anche il rapporto con l'Europa, evidentemente, no? Perché è chiaro che non c'è dubbio, perché quella incapacità, impossibilità di utilizzare i fondi che magari ci sarebbero è determinata da una politica di austerity che ha colpito duramente il nostro paese. Io le dico, da amministratore ho capito che fare provvedimenti veloci ma fatti male non serve, in realtà lo sanno anche poi tutti i cittadini, però da amministratore lo vedo dall'interno. Magari è meglio metterci un mese in più, però andare a rispettare e a contemperare tutti gli interessi e poi fare una norma che vada a sostituire tutte quelle in contrasto, che riesca a spiegare, che sia chiara. Quindi ben venga magari un pochino più di lentezza, ma quello che serve è finalmente qualcosa che sia chiaro, semplice, pulito e fatto bene. Ecco, in questo magari le chiedo se è mancato un pochino più di trasparenza nella comunicazione, proprio per dire quello, cioè per spiegare ulteriormente quello che ci sta dicendo adesso, no? Magari io preferisco un mese in più, due mesi, non in quanto Virginia Raggi, ovviamente, in quanto sindaco di Roma, perché poi magari uno gira per la città e alcune cose che sembrerebbe facile, no, mettere a posto. Oggi leggevo sul Corriere della Sera l'ennesima situazione che riguarda il verde di Roma, poiché lei viene adesso da un'affermazione che mi ha incuriosita, cioè 9 milioni di fermi. Intanto perché? Dove sono stati rintracciati questi 9 milioni di fermi? No, ci sono delle gare in corso. Delle gare in corso. Ma non riusciamo per esempio a comporre le commissioni giudicatrici, cioè le commissioni, ossia quei gruppi di dirigenti, di funzionari che debbono poi andare a esaminare le offerte, perché ci sono degli intoppi burocratici che frenano. Allora le norme debbono essere fatte per facilitare l'erogazione di servizi, perché se io come sindaco, e qui parlo da sindaco, quindi non pensate di avere di fronte Virginia Raggi, perché questo è un tema che interessa a tutti i sindaci. Se io come sindaco sono costretta a scegliere tra erogare un servizio e, guardate la dicotomia è importante, e fare una gara, okay, ed erogare il servizio dopo un anno o due anni, per me è un problema. Vuol dire che questo sistema sta creando un problema, perché io devo rispettare la legge, però non mi si può chiedere di far attendere i miei cittadini uno, due anni per fare tutto, non ha senso. In questo io dico che ci vuole responsabilità, coraggio nell'andare a intervenire su una norma quando questa norma provoca delle distorsioni. È fondamentale. E come può la cabina, e poi passo la parola al collega, come può la cabina interministeriale, ovviamente lei incontrerà altri ministri, a un certo punto si prenderanno delle decisioni, no? Lei è partita proprio dalla volontà di dire Roma comunque deve avere un passo diverso. Per forza. Sicuramente se avrà un passo diverso sarà anche grazie a questo governo. Si è data mentalmente dei tempi, perché due anni del suo percorso sono trascorsi, gliene restano tre. Io mi auguro, guardi, il più breve tempo possibile, però per fare le cose correttamente, e anche qui ci sono due istituzioni, che è il Comune di Roma e il governo, che si devono interfacciare. È interesse di tutti che la capitale vada bene, perché se la capitale va bene l'Italia va bene. È un biglietto da visita. È un biglietto da visita importante, è veramente un biglietto da visita importante, quindi è interesse veramente di tutti far sì che la capitale vada bene. Quindi credo che nel più breve tempo possibile si potranno fare una serie di cose. Tra l'altro vi racconto una bella novità di oggi. Che in realtà c'è anche una brutta, però attenzione, c'è il comunicato bella di ATAC. Vabbè, però quella bella è. Questo, sì, c'è il comunicato di ATAC, che ci leviamo subito il dente, perché ecco, lei lo ha messo sul piatto, quindi è inutile. No, perché a questo punto parliamo. Fate le premesse che abbiamo fatto, cioè della difficoltà di poter accedere ai fondi, utilizzare i fondi, eccetera, eccetera. La domanda che sorge spontanea è: di fronte comunque a dei soldi disponibili, perché non si presenta nessuno, perché nessuno partecipa alla gara di aggiudicazione? Parliamo di 98 milioni. 98 milioni, direi, 98 insomma, milioni. In una situazione economica difficile dovrebbero far gola. Questo è il comunicato di ATAC: non è giunta alcuna offerta in risposta alla gara per l'acquisto di nuovi autobus bandita da ATAC per una cifra di 98 milioni di euro finanziati da Roma Capitale. ATAC, in qualità di stazione appaltante, avvierà delle nuove verifiche di mercato per garantire nel minor tempo possibile la fornitura di mezzi. Siccome arrivano un sacco di messaggi che riguardano evidentemente la situazione del trasporto pubblico, ecco, perché non si è presentato nessuno? Su questo io, secondo una congettura, insomma. No, non c'è da fare nessuna congettura, è un dato di fatto. Prendiamo atto che evidentemente nessuna azienda era interessata evidentemente a una fornitura di 98 milioni. Dico un'altra cosa: secondo il codice degli appalti, quando una gara va deserta si può andare a trattativa privata. Sì. Questo vuol dire che ci sta dando una notizia.
No, io vi sto dicendo quello che dice il codice degli appalti. No, nel senso che da lì se non si presenta, quindi... Io vi sto dicendo che chi non si presenta per una gara può decidere di passare alla fase 2, sì, quella in cui si tratta direttamente con l'azienda e si ha un maggiore potere negoziale. Tuttavia esistono per fortuna anche altre soluzioni, per esempio c'è la piattaforma Consip che può essere esplorata, quindi diciamo delle soluzioni che peraltro sono anche largamente trasparenti e pubbliche che possiamo esplorare. Io sono molto fiduciosa che questi autobus arriveranno. Abbiamo necessità di rinnovare il parco mezzi, perché purtroppo il fatto di avere degli autobus che hanno anche 18, 13, 18 anni, ma la manutenzione ha un costo. Oggi alle 12:30 rischiato di andare in fiamme l'ennesimo autobus, voi dei passi avanti sul controllo li avete fatti, i tornelli c'è stato anche un tentativo, quindi da questo punto di vista ciò che evidentemente potevate fare, ma la manutenzione è un problema. Noi abbiamo ospitato anche dei servizi, abbiamo rimandato, non ospitato, dei servizi che non sono stati realizzati da noi, no? Le Iene da questo punto di vista ha fatto scuola e ci siamo anche domandati, lo abbiamo domandato anche a Enrico Stefano, insomma, qual è la posizione del Campidoglio nel momento in cui vengono fuori determinate realtà anche di denuncia, e poi magari cioè è un bene per voi che si denuncino quelle cose, magari anche in una determinata maniera, non volto coperto, non tutto, tutto è visibile, o lo ritenete un danno, messo un po' il voto scoperto, un po' come ATAC ha fatto capire, esatto. Le chiedo questa perché è anche una posizione etica, no, se vuole, e su questo il Movimento 5 Stelle fonda molto del suo percorso. Credo che le denunce siano, insomma, vadano raccolte, le denunce vadano fatte nei modi corretti e vadano raccolte, e poi si deve approfondire se i fatti che vengono denunciati siano veri o meno, e se sono veri chiaramente bisogna intervenire. Poi ci sono modalità e modalità, io non ripeto, ogni volta che a me arriva una segnalazione io inoltro note per avere chiarimenti e per capire cosa succede, perché è nell'interesse di tutti approfondire fatti che possono in qualche modo costituire degli illeciti. Abbiamo saputo e abbiamo letto come negli anni passati, per esempio, ATAC per quanto riguarda le gomme e quindi i pneumatici si riforniva pagando i pezzi il doppio del prezzo di mercato, quindi da qui per esempio una serie di sprechi, oppure effettuava delle richieste di fornitura senza concludere le procedure di gara in maniera regolare, da qui evidentemente un altro spreco di soldi. Allora noi questa rotta l'abbiamo invertita. Una cosa importante che io dico, noi abbiamo dato 167 milioni ad ATAC solo per comprare autobus, che è una cosa importante, perché negli anni passati l'amministrazione, cioè il comune, pagava ATAC e dava soldi che finivano in un calderone e non si sa dove andassero. Poi l'abbiamo scoperto con gare irregolari, eccetera. Noi invece stiamo cercando di finalizzare le somme all'acquisto di cose specifiche. Tra l'altro molto spesso si parla di milioni di euro senza rendersi conto, no? Noi maneggiamo cifre che talvolta sono molto alte. Ecco, parliamo di 167 milioni, poi parliamo magari di un'altra situazione che costa al comune 400 milioni, però proviamo ad avere una sorta di visione di equipollenza. Noi con un milione possiamo aprire un asilo nido, possiamo comprare tre autobus e mezzo, insomma, ci sono i decimali, possiamo per esempio riparare 2 chilometri di strada. Ecco, un milione per noi significa questi servizi. Quindi quando in passato si sprecavano milioni, noi dobbiamo capire che ci hanno rubato dalle tasche tutti questi servizi. Quanti asili nido in più avremmo potuto aprire? Questo è un tema caldissimo per quanto mi riguarda proprio, quindi cioè, ma non come sono una madre indipendentemente da quello, perché mi è capitato di imbattermi in questi mesi con tutta una serie di problematiche legate a questo, no, sul territorio romano, effettivamente ce ne sono. Noi stiamo aprendo nuovi asili. Io ricordo un episodio che in realtà mi fa sempre molto sorridere perché lo trovo molto umano. Una delle prime cose che abbiamo fatto nel 10° municipio è stato aprire un asilo nido che era in pratica quasi pronto da non so quanti anni. C'era questo quasi pronto ma rimaneva chiuso e abbandonato, e purtroppo è stato anche occupato più volte. Allora abbiamo ripulito, sistemato, ultimato i lavori, messo a posto le carte, perché poi c'è sempre qualche problema con qualche carta che non torna, e l'abbiamo aperto.
qualche giorno prima dell'inaugurazione siamo andati a fare un sopralluogo, io mi sono affacciata a una delle finestre, ho visto in un balcone di un palazzo davanti una coppia di ragazzi, ci siamo salutati, allora aprite l'asilo nido, sì lo apriamo, ah che bello, ho fatto, beh allora avete un figlio, no in effetti ancora no, beh adesso lo potete fare perché c'è l'asilo, e ci siamo fatti intanto uno stiamo scambio, vedendo il video in televisione, uno scambio di battute, sì. Sì, eccolo lì. Grazie alla regia video. Caspita! Ah, so, bravi. Bravissimi. Ebbene, questi ragazzi li ho rincontrati varie volte, l'ultima volta alla maratona, lei è incinta, aspetta e quindi è contenta. Ha preso in parola, sì. Diciamo, ecco questo. Manderemo lì il nostro bambino, ne abbiamo aperti altri, uno particolarmente incesto, particolarmente, scusate, è legato, è particolarmente dolorosa la vicenda, perché lo abbiamo aperto e 15 giorni dopo gli hanno dato fuoco. Quasi per fare uno sgarbo all'amministrazione, io dico siete deficienti, scusatemi la parola, ma volete fare uno sgarbo all'amministrazione e bruciate un asilo nido? E ci abbiamo messo soldi, tempo per aprirlo, per sistemarlo e per darlo al territorio, cioè ma fate uno sgarbo, prendetevela con me che tanto voglio dire è sempre colpa mia di tutto, ma non andate a danneggiare un servizio che diamo ai cittadini, cioè questa è stata proprio una sciocchezza enorme. Qualche giorno dopo l'hanno addirittura allagato, adesso quest'anno dovremmo essere in grado di riaprirlo, abbiamo investito fondi, soldi, anche qui un'altra scuola mi pare elementare data alle fiamme nei primi mesi del mandato, la di Donato in primo municipio, abbiamo immediatamente fatto una variazione di bilancio, trovato i fondi, abbiamo sistemato ed è stata riaperta, inaugurata peraltro pochi giorni fa, quindi su questo stiamo lavorando moltissimo. Allora, ma la bella notizia lei non la vuole sentire? No assolutamente, ma dopo però. Buona notizia. E poi appunto la domanda su quale sia lo stato della capitale e se tornano gli investimenti. Allora la buona notizia per tutti i romani è che abbiamo posto finalmente fine ad Affittopoli. È una vicenda che i romani conoscono bene, sostanzialmente sono queste case del comune che il comune stesso dava in affitto a 2 lire, ricordiamo un caso eclatante, Piazza Navona, 13,95 euro, faccio Fontana di Trevi, 98 metri quadri per circa 80 euro al mese, quando i prezzi di mercato chiaramente sono al di sopra, un pelo al di sopra, diciamo, si attestano oltre 2000 euro. Lo ricorderò al mio amministratore di condominio. Allora, turno. Allora tutto questo è estremamente importante perché diciamo pone una netta demarcazione, no, tra quello che è stato fino adesso. Noi abbiamo lavorato molto per andare a vedere e verificare caso per caso, si può dire casa per casa, e abbiamo visto che c'erano appunto tutte queste cose che non quadravano, abbiamo revocato questi affitti stracciati che oggi pagano complessivamente al comune circa 1 milione di euro, e invece andremo a ricontrattare questi affitti mettendoli sul mercato al prezzo di mercato e ovviamente facendo un'asta, quindi cercando di spuntare il prezzo più alto, e ci aspettiamo di ricavare complessivamente oltre 6 milioni di euro, quasi 7, quindi tutto questo significa che l'utilizzo in modo corretto anche 21 autobus Ed ha fatto il calcolo. Esatto. Oppure 6 asili nido in più, no? Insomma, quello non mi pare male. O 24, no, quant'è? 12 chilometri di strada, insomma. È così che si fa, se noi iniziamo a ragionare così capiamo quanto gli sprechi incidono, e allora questa è una bella notizia per i romani, che sappiano che fino adesso questo patrimonio è stato un po' abbandonato a se stesso, da oggi ricomincerà a essere utilizzato nell'interesse dei cittadini romani. Oh, io le voglio chiedere una cosa, non abbiamo toccato la questione delle buche, cioè l'abbiamo fatta all'inizio della nostra chiacchierata parlando della cabina interministeriale, perché se non sbaglio, e Alessio Di Francesco è entrato in studio, sì, con noi, noi abbiamo avuto al telefono proprio il ministro Toninelli prima che lo incontrasse lei, sindaco, e gli abbiamo fatto dire che tirerà fuori, non so se riusciamo a recuperare l'audio, quindi glielo faccio ascoltare, ma insomma glielo inviamo, gli abbiamo fatto dire che i soldi per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda la risistemazione delle strade, in qualche modo il governo dovrà metterci mano, perché come diceva lei, Roma è un biglietto da visita. Considerate che da stime effettuate dal nostro Dipartimento Lavori Pubblici, che oggi si chiama SIMU, per sistemare le strade di Roma servirebbero 250 milioni di euro ogni anno per 5 anni, quindi oltre 1 miliardo.
quindi che non avete ovviamente al momento a disposizione. Non ce li ho in un tasca, giro di, mi mancano infatti è un difficile. Giro di presidenti di municipio su questo l'avevamo fatto, avevano dato più o meno le stesse risposte, esatto. Ogni municipio ci aveva detto quale poteva essere la disponibilità all'interno delle casse del singolo municipio. Poi c'è stato un problema politico, io sta domanda gliela devo fare perché altrimenti mi dicono che sono diventata improvvisamente buona, no scherzo. La scorsa settimana ne abbiamo parlato anche qui a Lavori in Corso, Beppe Grillo fa un post audio video tra il serio e il faceto che ha destato un po' di polemiche. Allora io non le voglio non la voglio mettere in difficoltà, o forse sì, perché c'è poi anche chi del suo stesso partito ha preso le distanze, no? Perché quella è stata un po' una caduta di stile a fronte anche di tante persone che hanno denunciato, anche madri di famiglie che hanno perso le loro figlie e che si sono messe lì 2 o 3 giorni fa, anche hanno ricordato dove la figlia è morta e hanno detto intanto facciamo una cosa, circondiamo le buche, non le possiamo riparare, va benissimo, non ci sono i soldi, però è un atto simbolico, no? Circondiamole con il giallo, facciamo capire che queste cose non possono succedere. Allora sicuramente quello era un po' ironico, noi l'abbiamo sottolineato qui in studio, sì, però sì. Io quello che posso dire è che noi stiamo lavorando tantissimo sulla questione delle strade, ci siamo messi il primo anno a fare gare in ogni dove, insomma, ai municipi per la loro parte, perché poi sapete che le strade sono suddivise in strade di grande viabilità e sono in carico al Dipartimento Centrale e strade municipali che sono in carico ai singoli municipi, e ciascuno per la propria parte si è messo a fare gare, ma in misura che gli stessi dipartimenti e uffici ci dicevano non hanno mai fatto in questo modo. E adesso piano piano questa macchina è partita, per cui a ciclo continuo stiamo iniziando a riparare strade. Peraltro in alcuni casi dobbiamo intervenire con la toppa, quindi cercando di colmare la buca, perché dobbiamo evitare ed eliminare il pericolo stradale, ma quello non è l'intervento definitivo, quello è l'intervento per eliminare il pericolo. Nella maggior parte dei casi noi stiamo rifacendo completamente il manto stradale. A volte abbiamo trovato, come mi pare in un caso in 7° municipio, si era aperta una crepa in una strada, abbiamo visto che negli strati sottostanti non c'era niente se non la terra, quindi la strada l'avevano fatta mettendo i 3 centimetri di asfalto, il tappetino di usura, così si chiama, che in realtà dovrebbe essere la parte più alta rispetto a tutti i lavori sottostanti che vedono l'utilizzo di diversi materiali. Lì non c'era niente. Allora, se lo stato delle nostre strade è quello che abbiamo visto quando si è aperta quella via in municipio, noi capiamo bene che, voglio dire, cioè, è proprio una rivoluzione da fare. Ma gli stessi articoli di giornale di qualche mese fa titolavano mazzette, asfalto e mazzette, sì. Cioè, quindi capiamo quanti soldi nel corso degli anni sono stati sperperati mentre potevano essere utilizzati in maniera corretta per rifare le strade di Roma. Questo è, come dire, un'azione che stiamo portando avanti con forza. È ovvio, su oltre con quelle entità di cifre chiaramente ci deve essere l'intervento da parte del governo, se si parla di 250 milioni l'anno. Assolutamente, ma non solo, anche i chilometri di strade sono così estese che comunque, anche avendo per ipotesi il miliardo domani, noi nell'arco di un anno è impossibile rifarle tutte, quindi è evidente che occorre mettere su come stiamo facendo, un piano di manutenzione, di rifacimento progressivo che piano piano interesserà tutta la zona di Roma, partendo forse dalle più ammalorate, e in alcuni casi purtroppo le più ammalorate sono tante, quindi io sono la prima ad essere dispiaciuta. Vedi, c'è che la ringrazia, dopo 46 anni è stato rifatto, veramente non faccio in tempo a leggerli tutti, perché il manto stradale in via Avoli, credo abbiamo si legga rifatto, così, grazie Claudio. Abbiamo rifatto via dell'Archeologia, che è una strada che si trova in 6° municipio, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sono andata a vedere i lavori, lì c'erano persone, poi lì ci sono anche case popolari, insomma sì. C'erano persone che mi guardavano con le lacrime agli occhi, dicevano noi non vediamo l'amministrazione, non vediamo un sindaco dagli anni 80, questa strada non veniva toccata dagli anni 80, idem i nostri palazzi, per cui io ho dato immediatamente ordine ai miei assessori di iniziare a trovare soldi per metterli anche sulla manutenzione delle case ERP in quella zona. Una signora mi ha fatto vedere casa, per carità una casa dignitosissima, ma sono andata a vedere le cantine del palazzo, erano completamente allagate, c'erano liquami, c'era tutta una cabina elettrica che era andata a fuoco e i condomini avevano sostanzialmente
sostanzialmente a proprie spese avevano riparato, cioè il comune è stato assente per tantissimo tempo. Allora, e qui mi riaggancio all'altra domanda che lei mi ha fatto prima, sì, di andare via, no? Come è Roma, come sta andando? Qual è lo stato di salute di Roma e se tornano gli investimenti? A proposito degli investimenti, lui, Alessio Di Francesco, è il nostro esperto di questioni che riguardino lo stadio, quindi questo è diciamo così, uno dei massimi investimenti che dovrebbe arrivare, però ci sono stati problemi che sì, sappiamo. Insomma. Ma torniamo un attimo solo per completare il discorso. Lo stato di Roma è lo stato di una città che sta rialzando la testa, faticosamente rialzando la testa, vuole fare le cose con regolarità. La prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere i conti in ordine, chiudere i bilanci entro la fine dell'anno per consentire di impostare le gare in maniera corretta. Abbiamo, quando si diceva Roma ladrona, beh, Roma non è più ladrona, abbiamo abbattuto il debito che abbiamo trovato di oltre 200 milioni, stiamo pagando i debiti dei sindaci pregressi. Noi oggi, le dico la verità, se io per esempio potessi fare lavori sul manto stradale per 250 milioni non avendo i fondi, io potrei farli creando quelli che vengono chiamati debiti fuori bilancio, cioè io spenderei dei soldi che non ho, scaricando poi la responsabilità del pagamento sui sindaci che vengono dopo. È un po' come sono state fatte le cose prima, per cui io oggi sto pagando mi lavori, mi sono illuminati gli occhi, ma perché non lo fa? Non lo faccio perché secondo me è scorretto, perché poi i nostri perché Molinari c'ha un po' anche nei confronti dell'Europa questa tesi, allora dice, ma perché non lo fa così, magari scorretto, è anche contro legge, diciamo. Ah vabbè, ma quello così, è un motivo sufficiente, è una, ma diciamo, ma così, una piccola notazione, tanto non è che sei tu sindaco, Stefano, quindi. No, il problema è che proprio perché questa pratica è stata fatta in maniera, si è ricorso a questa pratica in maniera così massiccia negli anni passati, che noi non abbiamo più disponibilità di soldi, perché una parte di quei soldi che non abbiamo e che riusciamo faticosamente a trovare li dobbiamo utilizzare per pagare lavori fatti negli anni precedenti, invece di utilizzarli per nuovi lavori dobbiamo pagare, no? Quelli. Allora lei capisce che se reimpostiamo l'azione di governo in un modo sano, gli effetti magari non li vediamo domani, però quando arrivano sono effetti duraturi. Le strade che stiamo rifacendo sono strade che tengono alle piogge, reggono, non solo, andiamo a fare i carotaggi, cioè con degli strumenti noi facciamo dei buchi, estraiamo un cilindretto di asfalto nuovo e di strato sottostante e vediamo se le ditte l'hanno fatto bene. In due o tre casi abbiamo visto che i lavori non erano stati fatti a regola d'arte, abbiamo richiamato le ditte, l'hanno rifatto completamente a spese loro, è evidente, ma hanno rifatto il lavoro, perché devono capire che non si può scherzare, sono soldi pubblici, no? Senta sindaco, sono 19:20, c'è lo staff di comunicazione che tra qualche minuto la rapirà e mi rapisce, e ci abbiamo almeno due o tre temi ancora da trattare. Ma due arrivo da Alessio, vocali. Non so se facciamo in tempo, perché arrivo veramente, sono una valanga, sicuramente li mandiamo in coda mentre il sindaco, cioè li voglio far ascoltare. Va bene. Però se Roma migliora, biglietto da visita, investimenti, c'è già chi sta investendo, ci vuole dare una notizia da questo punto di vista, cioè dove si sta investendo, come e chi sta investendo? Allora, innanzitutto devo dire che una delle prime notizie interessanti che ci è arrivata, già ormai è anziana di qualche mese, è di Mercedes, che ha deciso di rimanere a Roma, mentre tante altre aziende negli anni precedenti avevano fatto investimenti in altre città, Mercedes ha deciso di rimanere, e quindi questa è una bellissima notizia. Nel frattempo è arrivata Aruba, che è una società tutta italiana, che ha deciso di investire e fare un grandissimo ufficio, chiamiamolo così, è un data center, che porterà 300 milioni di euro sulla nostra città e almeno per iniziare 200 posti di lavoro. Tutto questo lo stanno facendo nella Tiburtina Valley, in quella zona della Tiburtina dove ci sono tantissime imprese ad alto tasso tecnologico. Tra l'altro, una delle nostre attività, la viabilità la miglioriamo, cioè non solo la miglioriamo, l'abbiamo già. Lei non sa, abbiamo trovato, io non lo facciamo, no? Nel cantieri, senso, ma là è atavica la cosa, no? Là è atavica, noi abbiamo trovato dei cantieri bloccati con la ditta che faceva i lavori sostanzialmente fallita, quindi tutto fermo. Ci siamo messi di punta, come si dice, e abbiamo riattivato i cantieri, abbiamo contrattato e negoziato, insomma, con il curatore di questa ditta ormai fallita, i lavori sono ripartiti, presto la Tiburtina avrà la sua terza corsia, e questo non solo consente di migliorare la viabilità sulla Tiburtina per tutti i residenti, certo, ma anche per le persone che vanno al lavoro nella cosiddetta Tiburtina Valley, perché poi e le aziende, le, le,
aziende ci hanno ringraziato, quindi in realtà quello sta tornando ad essere anche un polo molto attrattivo. Aruba non è l'unica, però non vi dico altro, nei prossimi giorni ci saranno novità. Poi vi ricordo anche la Formula E, è arrivata la Formula E questa primavera, un grandissimo evento di caratura mondiale. Adesso c'è il Rally di Roma. Si sono trovati talmente bene che tornano per altri 5 anni. Certo. Insomma, è importante. Allora andiamo un po' sul tecnico, non ci far fare brutte figure. Ronaldo giocherà nel rossoio di proprietà della S Roma, così che ti creo l'assist. Di proprietà di Pallotta. Hai ragione, scusa, perché tanto mi avrebbero corretto subito gli ascoltatori. Sindaco, a proposito di investimenti, lo stadio della Roma, lo stadio di Tor di Valle, chiamiamolo così, 1,7 miliardi passato attraverso la vostra novazione della delibera, un investimento di comunque 700-800 milioni che credo sia il più grande investimento momento previsto per Roma sotto la vostra amministrazione. C'è stato l'intoppo dell'indagine giudiziaria, dalle carte, dalle intercettazioni abbiamo visto una certa preoccupazione da parte del gruppo di Parnasi, in particolare per lo studio dei flussi di traffico. Lo studio dei flussi di traffico, lo ricordiamo velocemente, ha permesso di eliminare il ponte di Traiano, quindi di abbattere le cubature. Le intercettazioni, cioè, non gli è di niente di quello. Esatto. Posto, noi lo ricordiamo che tutti gli strumenti, bisogna dirlo, che tutti gli strumenti per fare i flussi di traffico, nonché le indicazioni su come farle, sono stati dati dal Campidoglio al proponente. E che sicuramente la due diligence, mi auguro, che avete avviato farà risultati e sono stati fatti bene, però adesso si pone il dubbio, al di là della due diligence, oltre del controllo, avete previsto anche un approfondimento di questi studi? Perché almeno dalle... Sì, io ho chiesto specificamente di, ovviamente non solo di fare una due diligence su tutta la procedura, perché comunque quando si verificano eventi del genere è bene, come dire, ributtare un occhio su tutto, però con particolare riferimento anche alla questione del traffico, perché, e della viabilità e della mobilità, perché è evidente che quelle intercettazioni un dubbio lo devono far venire. Poi se invece tutto sarà riscontrato nella norma, chiaramente è nostro interesse portare avanti quel progetto, però effettivamente quello squarcio di intercettazioni ci deve far semplicemente attivare tutta una serie di controlli ulteriori e più approfonditi per verificare, insomma, che la procedura, perché sia corretta, un ponte sì o un ponte no cambiava, no? Insomma, a questo noi punto, l'avevamo notata questa cosa anche facendo intervenire a spesso... questo punto, senza anticipare i tempi, però visto che il dubbio c'è, qualora si dovesse verificare che c'è bisogno del ponte di Traiano, io eviterei in questo momento di fare previsioni eccetera, diciamo, però che bisognerebbe mettere mano alla delibera nuovamente. Ma io credo che se si verificasse qualunque tipo di anomalia, sicuramente ci sarà bisogno di rivedere quel che è stato fatto. Al momento io mi limito a dire, la vicenda è talmente delicata e veramente c'è anche la procura sopra, io mi limito a dire, noi intanto rivediamo tutto con particolare attenzione alla questione del traffico. Sono partite le querele, sindaco, perché all'indomani ho consegnato tutto all'avvocato. Quindi immagino facciamo intervenire, perché così il suo avvocato, devo dire, abbiamo instaurato un buon rapporto, perché lei credo che sia impegnato a scrivere. Sì, perché si è parlato io cito virgolette di sistema Raggi addirittura, invece c'era, sono stati vergognosi. È venuto fuori che praticamente Parnasi più o meno aveva rapporti con tutti e non con lei. Questo è, come dire, perché più arrabbiata, più sorpresa, più delusa. Umanamente glielo chiedo. Umanamente credo di essermi abbastanza abituata, però io credo che non è positiva questa cosa. No, però vediamo anche bene, purtroppo, come spesso le notizie vengano un pochino deformate. Però io dico una cosa, fare il giornalista secondo me è un mestiere, una professione anzi bellissima, perché ti consente di andare in giro, vedere e raccontare cose belle e cose brutte, però bisogna avere l'onestà di raccontare quel che accade, cioè voi lo sapete meglio di me, il limite della verità è fondamentale, può coprire anche una critica molto molto aspra, non c'è dubbio, ma la verità è fondamentale. Quando si travalica quel limite,
Anche perché in questo caso c'erano documenti da poter consultare, quindi si poteva esprimere un'opinione basata su fatti. Esatto, esatto. E io questo chiedo, non chiedo altro. Senta, le posso chiedere velocemente? Due cose, perché sono arrivati centinaia di messaggi su un'unica questione, e questa cosa gliela devo domandare, altrimenti non ci fanno parlare più. No, proprio umanamente, no? Alla luce di tutto quello che è accaduto sullo stadio della Roma, io mi ricordo forse la primissima intervista che rilasciò lei qui a Radio Radio, quando disse: se diventerò sindaco ritirerò la delibera di pubblico interesse. Mm-hmm. Poi sappiamo tutti com'è andata, ma alla luce di questi fatti ci ha pensato su, magari dicendosi: beh, forse avrei fatto meglio a ritirarla e rifarla nuovo? Abbiamo fatto, in realtà abbiamo fatto poi una valutazione, abbiamo anche nel corso della campagna elettorale sostanzialmente abbiamo detto: beh, però mettiamola così, se lo stadio viene fatto bene, diciamo sia allo stadio e no alla speculazione, perché anche perché riqualificare quell'area non sarebbe stato, io lo dico tuttora, non è assolutamente da scartare, no? Per cui io continuo a rimanere di questa idea: le cose possono essere fatte bene senza un intento speculativo. Se tutto risulterà nella norma, insomma, saremo i primi ad andare avanti. Però credo che nell'interesse di Roma, attenzione, è fondamentale chiarire bene tutti i passaggi. Velocemente ci chiedono Roma TPL, perché questo è un problema che si sta trascinando da un sacco di tempo. Ci scrivono: noi abbiamo addirittura gli stipendi fermi ad aprile 2018, non è vostra, come dire, diretta responsabilità, ma è una cosa della quale vi siete occupati. Rifiuti, discariche di servizio sì o no? E questo è un altro aspetto, gliel'ho messo alla fine, però la questione, il tema rifiuti veramente meriterebbe un'ora soltanto quello. Sì, il tema rifiuti è anche questo un tema che in qualche modo ci appassiona. Abbiamo attivato il nuovo modello di raccolta dei rifiuti differenziati, lo abbiamo attivato, sapete bene, a dicembre nel quartiere ebraico, e nell'arco di una settimana siamo passati alla raccolta differenziata all'85%, e questo dato è consolidato anche ad oggi, sono passati più di 6 mesi. Quello era il nostro modello sperimentale. Da marzo di quest'anno abbiamo iniziato a consegnare i kit per la raccolta differenziata, kit taggati, ossia con un microchip che identifica specificamente il secchio, la busta e l'utenza. Anche su questo c'erano tanti messaggi, l'identificazione di chi lascia la roba. L'identificazione, esatto, la busta, secchietto, tutto identificato con una singola utenza. Abbiamo iniziato chiaramente su 2 quartieri che sono il 10° e il 6°, quindi quello di Ostia e quello di Torbella Monaca, per intenderci. A Ostia siamo partiti dal quartiere dell'Axa, 10.000 utenze. Anche qui nell'arco di una settimana 85% di raccolta differenziata. La prossima settimana si parte con Dragona, nel frattempo siamo partiti anche a Fontana Candida nel 6° municipio, questa è la settimana in cui è stata avviata Fontana Candida. I dati sono incoraggianti, quindi il nuovo modello è quello che ci consente di abbattere drasticamente la gestione e i rifiuti indifferenziati, che sono poi il problema classico che ogni comune ha. Perché? Perché i rifiuti indifferenziati sono quelli che sostanzialmente non possono essere avviati al riciclo, non possono essere rivenduti, devono finire in teoria in discarica o negli inceneritori. Noi riteniamo, ma soprattutto l'Europa ci dice, che noi dobbiamo fare il più possibile per ridurre i rifiuti, differenziare, riciclare, riutilizzare. Sono un po', no? I principi. Allora noi quello che stiamo facendo è dire: impegniamoci tutti al massimo, perché avere una città pulita dipende da noi. Abbiamo fatto pubblicare, perché ci sono stati inviati, abbiamo pubblicato dei video, chiaramente senza identificazione, quelli di quelli che buttavano la roba dove capitava. Addirittura abbiamo visto un dipendente comunale che buttava i frigoriferi. Io sono riuscito a convincerne uno a portarlo all'oasi, all'isola ecologica. Allora, siccome ci dicono che la dobbiamo liberare, avrei parlato per ore. Ma lo so anche noi con lei. Guardi, io nel salutarla e nel ringraziarla, tra le tante domande che sono arrivate, voglio fare prenditi l'ultima. È un mio amico, Daniele, si chiama lì. Le chiederei sinceramente: quanto è difficile fare il sindaco? È molto difficile. Però dico un'altra cosa, per tutti i sindaci lo è, io ho incontrato sindaci anche di città molto piccole e loro hanno difficoltà simili alle mie, ma molto diverse, perché ad esempio loro hanno 0 in cassa e magari devono fare anche la festa del paese, non riescono a farla e vengono attaccati, per cui vi dico, è molto molto difficile, però è altrettanto bello, perché quando poi si riesce ad aprire un asilo nido, quando si riconsegna un parco, stai facendo qualcosa di buono per la tua città. E poi sa che c'è, io non sono di quelle persone che si lamentano, cioè se io
mi lamento mi devo attivare, altrimenti non mi lamento più, questa è la mia filosofia di vita. Quando venne la prima volta mi colpì una cosa, la seconda volta mi colpì una cosa, lei disse: mi piacerebbe stare più in mezzo alla gente, ma me lo impediscono, perché, nel senso buono del termine, perché devo essere molto lì a studiare. Adesso le dico, è arrivata a metà del guado, no? Secondo te, secondo lei le sarà possibile trascorrere? Stiamo già uscendo molto di più perché, come dire, una serie di dossier per sono avere stati... una percezione, sì, no, maggiore. A me piace molto il andare in mezzo alla gente, no? A me piace moltissimo andare in mezzo alla gente, anche a raccogliere i problemi, perché poi io vedo quali sono i problemi e cerco di risolverli riportandoli negli uffici e cercando di impartire, no, facciamo così, proviamo a fare di qua di là. Facciamolo più spesso, ma che insomma, ci incontriamo. Sono d'accordo. Guardi, ce lo scrive Orazio, certo, certo. Niente, adesso ci segano proprio, proviamo andare via. Il suo staff tecnico l'abbiamo detto. Vabbè, io ci provo. Allora ringraziamo Virginia Raggi, grazie a voi. Grazie. Mi raccomando, impegnatevi a cambiare le regole.